Buon sabato sera telespettatori di RTA, benvenuti all'ultima edizione settimanale del nostro telegiornale. Non si sentono eroi molti di loro, ma vogliono essere considerati professionisti e persone, ma invece per tutti saranno ricordati per sempre come gli angeli dell'emergenza coronavirus dell'anno 2020. La vita cambia in fretta, la vita cambia in un istante. Una sera ti metti a tavola e la vita che conoscevi è finita. Nel bel mezzo della vita, noi siamo nella morte. A molti sarà capitato, almeno per un attimo, di pensare a questo, a come in un istante siamo stati catapultati tutti in una dimensione totalmente differente, impotenti, incapaci di fermare qualcosa di sconosciuto che ci sta annientando. È successo anche a loro, ai nostri medici, ai nostri infermieri, ai nostri operatori sanitari. Loro non hanno avuto neppure il tempo di pensare. Dall'oggi al domani uno tsunami di dimensioni spaventose si è abbattuto su di loro, che avevano due scelte, mollare o andare avanti. E sono andati avanti, tra sconforto, impotenza, stanchezza e paura, ma anche forza e coraggio. Hanno fatto fronte comune e si sono dati un traguardo da raggiungere, la fine di questa emergenza. È capitato anche nel nostro ospedale di Borgo Taro. I primi casi, i primi contagi, i primi interventi. Poi il Santa Maria è diventato ospedale Covid e tutto è cambiato. Qui afferiscono solo le persone affette da coronavirus, che necessitano di aiuto ma che non sono state colpite in forma grave. Tutto è cambiato, dicevamo. I reparti sono interamente a disposizione delle emergenze in atto. Mascherine e visiere protettive coprono i volti di tutti, ma gli occhi, quelli no. Gli occhi parlano e non riescono a nascondere il sorriso e la determinazione nonostante la stanchezza. Non riescono a nascondere quella voglia di farcela che dopo la paura iniziale ha ormai preso il sopravvento. Ogni miglioramento è un successo, ogni dimissione una grande vittoria. Ogni grazie pronunciato più e più volte da chi è stato curato da loro è la linfa che consente di andare avanti con orari difficili e turni estenuanti. Non siamo eroi, dice qualcuno di loro, siamo professionisti e persone. Ma per chi ha ricevuto e sta ricevendo le loro cure e per i familiari che da casa attendevano e attendono notizie che puntuali arrivano ogni giorno, sono e saranno per sempre gli angeli dell'emergenza dell'anno 2020. E a proposito di dispositivi di sicurezza, l'Associazione Volontari Insieme per Vivere ha provveduto a realizzare un ordine del valore di oltre 63.000 euro per l'acquisto di nuovi dispositivi da donare al nostro nosocomio valtarese. Secondo le richieste pervenute dall'ospedale di Borgo Taro, l'Associazione Insieme per Vivere ha fatto un nuovo ordine di dispositivi che servono per proteggere medici, infermieri ed operatori che lavorano all'interno del nosocomio per curare tutti in questo tragico momento di pandemia. Secondo il direttivo dell'associazione, questi acquisti, ora come ora, devono avere priorità su tutto, un pensiero che Insieme per Vivere crede sia anche di tutte le persone che hanno versato e che verseranno le loro donazioni affinché l'associazione volontaria continui, come ha sempre fatto, ad operare per il bene della comunità. L'ordine fatto nel dettaglio è il seguente. 3.000 mascherine chirurgiche per un totale di 2.940 euro, 489 mascherine FFP2 del costo di 4.401 euro, 1.000 mascherine FFP3 per un totale di 9.900 euro, 2.000 copriscarpe per un totale di 182 euro, 2.500 tute protettive per un costo di 42.000 euro, 200 occhiali protettivi a 520 euro e 200 visiere protettive al costo di 3.580 euro per un totale complessivo di 63.523 euro. Bore, uno dei comuni della nostra montagna tra i meno colpiti dal contagio Covid-19 con soli due casi accertati, piange purtroppo la prima vittima del virus. Si tratta di una donna che sembrava essere ormai sulla via della guarigione e che invece si è aggravata improvvisamente sino a perdere la vita. È con grande dispiacere, comunica il sindaco Diego Giusti, che diamo questa brutta notizia. L'amministrazione comunale e l'intera comunità si stringono attorno al marito e ai figli per il nostro piccolo paese, dice Giusti, si tratta di un bollettino di guerra che ci auguriamo finisca al più presto.
Ieri a Parma e provincia per coronavirus si sono avuti altri 6 decessi, mentre i nuovi casi sono stati 27. Il totale arriva così a 2725 positivi accertati al Covid-19. A mancare Iside Bozzetti, nata a Varsi 67 anni fa. Per circa 10 anni Iside aveva lavorato presso l'ex ospedale Steward come infermiera, dimostrando la sua grande sensibilità umana e professionale, qualità messe poi a disposizione del centro riabilitativo CPR di Parma, insieme al marito Claudio e ai figli Clara e Emiliano. Iside è stata colpita da un malore mentre era nella propria casa nella serata di giovedì e purtroppo non si è più ripresa, nonostante l'immediato intervento dei soccorritori del 118 che hanno tentato di rianimarla sul posto per poi trasferirla al Maggiore, dove è deceduta dopo poco. Iside e la famiglia erano molto conosciuti e amati in Valceno, dove spesso si recavano per trascorrere gran parte del loro tempo libero nell'abitazione dove era nata Iside in località Groppo, nel comune di Varsi. La funzione religiosa avrà luogo in forma strettamente privata, poi Iside riposerà nel cimitero di San Rocco di Solignano, nella sua amata vallata. Ai familiari di Iside Bozzetti vanno le condoglianze da parte di RTA. È stato indagato per incendio colposo il boscaiolo di Solignano che ieri, mentre stava tagliando la legna, ha fatto cadere un tronco su una linea elettrica, scatenando un incendio. I carabinieri della forestale di Solignano hanno indagato un boscaiolo che nella giornata di ieri in località Tramonte stava lavorando in un bosco quando, per cause ancora da chiarire, ha fatto cadere su una linea elettrica aerea un albero, tranciando così il cavo. Questo ha generato un cortocircuito con conseguente innesco di un incendio boschivo. I carabinieri prontamente intervenuti, dopo le valutazioni del caso e gli accertamenti, hanno indagato per incendio colposo l'uomo presente sul posto che stava tagliando piante. La pena prevista per questo reato è la reclusione, che va da 1 a 5 anni. Sono in corso ulteriori approfondimenti per verificare se, alla luce della recentissima normativa sull'emergenza coronavirus, il bosco potesse essere tagliato da chi stava operando. Dal 14 aprile gli operatori del settore forestale, imprese forestali iscritte all'albo regionale ed aziende agricole inserite in apposito elenco hanno potuto riprendere le attività, ma i tagli nel bosco per autoconsumo da parte di privati cittadini possono essere eseguiti solo in presenza di un'effettiva situazione di necessità. L'incendio ha impegnato 2 squadre di vigili del fuoco intervenute da Parma e da Borgotaro che vi hanno messo diverse ore per lo spegnimento dell'incendio con conseguente bonifica della zona interessata dalle fiamme. E a proposito dei tagli di legna, da ieri è di nuovo cambiata la regola per uso personale e autoconsumo. I privati possono tagliare a patto che vi sia assoluta necessità e che si limitino gli spostamenti il più possibile e che si rimanga all'interno del proprio comune di residenza. Vietato l'esbosco. Chi dichiara l'assoluta necessità non deve avere già via la legna per il prossimo inverno. Rispetto all'ultima normativa in vigore sino a ieri, in pratica è stato tolto il divieto di spostarsi con gli automezzi, il che rendeva ovviamente impossibile il taglio. Voltiamo pagina, anche gli insegnanti di sostegno seguono i loro alunni a distanza online. Sentiamo quali sono le difficoltà che incontrano e come si sono organizzati. Allora, io sono un insegnante di sostegno, sono assegnata a 2 classi della scuola secondaria di primo grado di Borgotaro e attualmente seguo 2 alunni, uno di una classe seconda e uno di una classe terza. Ovviamente, vista la situazione, è cambiato completamente il modo di lavorare con questi ragazzi, anche perché avendo comunque una segnalazione della legge 104 hanno notevoli difficoltà e quindi è completamente cambiato il modo la metodologia e il modo di approcciarsi a questi ragazzi. Si cerca di mantenere più possibile i contatti, soprattutto i contatti a livello umano, perché proprio per la loro situazione particolare hanno bisogno di un contatto più vicino. E per quanto riguarda proprio la metodologia didattica, stiamo utilizzando delle piattaforme quali quella del registro online oppure delle piattaforme di Google Suite for Education, soprattutto Meet,
per riuscire a fare delle video lezioni. E devo dire che quest'ultima piattaforma è molto utile in quanto consente appunto di mantenere un contatto visivo e diretto, e soprattutto si possono vedere i lavori, i progressi che man mano i ragazzi fanno. Quindi diciamo che io prediligo questa modalità. E ovviamente dipende tutto anche dal grado di gravità della patologia dei ragazzi. Questo però implica che non tutti riuscirebbero a fare didattica a distanza in queste modalità. Sì, purtroppo sì, perché è difficile proprio riuscire ad adattare il lavoro a quello che sono le loro necessità. Si cerca in tutti i modi, utilizzando anche altri canali, non i soliti canali scolastici, come dire la lezione frontale o una semplice correzione di compiti. Si cerca anche di interagire con loro attraverso dei giochi didattici, oppure dei video, del completamento di schede, insomma qualcosa che comunque riesca a farli lavorare anche se in modalità diverse dalla solita didattica tradizionale. Qual è invece la vostra sensazione di voi insegnanti? Cioè, qual è il clima che respirate, le sensazioni, le aspettative? Per noi insegnanti è stato destabilizzante il fatto di non dover andare tutti i giorni al lavoro a sentire la campanella che suona, andare in classe, eccetera, ha completamente modificato la nostra quotidianità. E devo dire che grazie anche a queste tecnologie didattiche siamo riusciti in un tempo molto breve a riadattare la nostra programmazione, la nostra progettazione educativa e quindi riuscire in qualche modo a raggiungere comunque i ragazzi, cosa che non è semplice perché non tutti hanno a disposizione dei device adatti. La valutazione non sarà sicuramente quella tradizionale perché dovremo riadattare i metodi di verifica, di valutazione, ovviamente alla nuova situazione. E soprattutto c'è da dire che in questo momento la valutazione sarà sicuramente secondaria a tutto il resto, perché si predilige comunque il fatto di riuscire a far partecipare tutti a questa nuova modalità, insomma, la didattica a distanza. Già riuscire a raggiungere tutti e fare in modo che tutti abbiano un minimo di partecipazione è una cosa molto, molto importante. A Borgo Taro nella giornata di ieri è stato concluso il giro di consegna del coperto e a tutte le famiglie sono stati consegnati questi importanti presidi sanitari. I volontari hanno consegnato ieri a Valvona, San Vincenzo, Valdena, Galoppina, Valleto, Gorro, Rocca Murata, Cianica, Cavanna, Strada Vecchia Bertorelle e Ponte Scodellino. Sono stati impiegati 4 mezzi. Il giro ha anche consentito di avere un contatto diretto con i cittadini, scambiare 2 chiacchiere e individuare anche qualche situazione critica. Borgo Taro ha attivato ormai da qualche giorno il numero 335 133 12 57, a cui potete fare riferimento per qualsiasi situazione legata all'emergenza in atto. I volontari continuano a presidiare il territorio così da essere il più vicino possibile a tutta la popolazione. E anche a Bedogna si è conclusa la consegna delle mascherine a tutte le famiglie. In questi giorni è terminata la consegna delle mascherine a tutta la popolazione. Un ringraziamento particolare al gruppo Alpini e ai ragazzi della Protezione Civile che hanno consegnato all'interno dei 240 km di strade comunali tutte le mascherine ad ogni cittadino. Le ragazze che hanno fatto buona parte delle mascherine, quindi tutto è partito dal gruppo che l'anno scorso ha gestito i bambini bielorussi, coadiuvate da tante signore di Bedogna che vorrei ringraziare una a una per aver insegnato anche alle nostre giovani concittadine come costruire le mascherine, come cucirle, come sanificare e come imbustarle. Stanno continuando a produrre ulteriori kit. Chi non ha ricevuto il kit perché non era presente in casa o chi ne ha bisogno di ulteriori, in questi giorni sono custoditi qui in comune ulteriori kit facendo il numero di protezione civile, quindi il 348 87 27 169. Potete richiedere ulteriori mascherine, ulteriori guanti e vi verranno forniti nel giro di poche ore o di un giorno o due nuovi kit. L'altra novità importante è quella che riguarda la silvicoltura, quindi il taglio legna. Si è partito
con lunedì, con la possibilità di tagliare la legna da parte delle partite IVA, quindi da parte dell'imprenditoria della silvicoltura. In questi giorni è arrivato un chiarimento da parte della Regione, che abbiamo richiesto come sindaci dei comuni montani, per far sì che anche i privati possano, all'interno del territorio del comune di Bedogna, quindi all'interno di ogni territorio comunale, andarsi a fare la legna per scopi strettamente personali, quindi per scaldare la propria abitazione nel prossimo anno invernale. Sono due novità importanti. Per tutto il resto, come sapete, rimane il blocco totale. Dobbiamo ancora stringere i denti. Gli eventuali aggiornamenti che ci saranno nei prossimi giorni, cercheremo di essere tempestivi nel darveli, per essere il più rapidi possibili nel aggiornare la popolazione. Carrefour di Bedogna offre il servizio a domicilio gratuito nel comune di Bedogna, coprendo anche i comuni di Tornolo e Compiano. Per ordini e informazioni 0525 8245 35. Per ordini via mail info@supermercatosmc.it. WhatsApp 333 6793 607. Sono Mazzocchi, sono responsabile dell'endoscopia dell'ospedale qui di Borgotaro. Grazie a Insieme per Vivere abbiamo aggiunto una strumentazione importante. Questo è il nuovo colonoscopio con particolari caratteristiche che ci permettono di individuare subito che tipo di polipi da trattare per quanto riguarda il colon, da togliere oppure da considerare in altro modo. Continua a dare una mano alla prevenzione e alla diagnosi precoce versando il tuo 5 per 1000 all'associazione Insieme per Vivere, che lavora per il tuo ospedale. Strepitose occasioni alla Nuova Montelli Ortofrutta a Borgotaro. Alla ditta Nuova Montelli è arrivata la primavera, con piante da frutto, piantine da orto e fiori. Inoltre vogliamo informare la gentile clientela che sabato 25 aprile e venerdì 1 maggio rimarrà chiusa al pubblico, ma effettuerà consegna a domicilio. Per prenotazioni, negozio di via Cassio 338 5928 845, magazzino all'ingrosso via Europa 0525 96361. Nuova Montelli Ortofrutta, sempre più vicini a voi. Ferramenta Baudassi, la romana, una tradizione che dura nel tempo. Non vi sembrerà vero, ma da Baudassi ancora una volta i prezzi sono più bassi. Un esempio: dispositivo di sicurezza per bimbi da automobile euro 99, moto zappa motore a partire da 290 euro, rete da recinzione per animali alta 1 metro per 50 metri 45 euro, moto coltivatore a motore Honda euro 1290 professionale, dece spugliatore Bluebird a motore 33cc euro 149, tronca rami a motore con asta allungabile sino a 5 metri euro 390, AD blu 10 litri a partire da euro 990. È inutile, da Baudassi i prezzi saranno sempre bassi. L'acqua che finisce negli scarichi arriva ai depuratori. Un complesso processo di trattamento rimuove gli inquinanti e la restituisce pulita al fiume. Montagna 2000. Nuova energia al territorio. Thank you.
Gentile cliente, le officine Autogroup di Ghiare di Berceto e Bertorella sono aperte dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30. Inoltre, per venire incontro alle esigenze della nostra clientela, offriamo gratuitamente il servizio di ritiro e consegna a domicilio della vostra auto. Per la nostra e la vostra incolumità, l'abitacolo verrà igienizzato con prodotti specifici. Per qualsiasi chiarimento o informazioni, non esitare a contattarci. Officina Ghiare 0525 68360 oppure 329 329 7636. Officina Bertorella 0525 990176. Tenta di rubare 14 bottiglie di liquore per un valore di circa 400 euro, ma viene fermata e denunciata. Il fatto è avvenuto a Ramiola, nel supermercato Paladini. La donna, trentenne residente a Fornovo, secondo la ricostruzione degli addetti alla sicurezza, è entrata nel supermercato attirando da subito l'attenzione di alcuni clienti che la vedevano riempire frettolosamente la propria borsa e nascondere sotto gli indumenti superalcolici. Dopo aver prelevato le ultime bottiglie dagli scaffali, si è diretta alle casse, pensando di non essere stata notata, e ha posizionato sulla cassa un piccolo quantitativo di merce. Nel frattempo i clienti avevano già avvertito sia le cassiere che i vigilantes, che a loro volta hanno avvisato gli agenti della polizia Bassa Valtaro, coordinati dal comandante Giovanni Saviano, e i carabinieri della stazione di Medesano e di Fornovo, che si sono immediatamente recati sul posto. La trentenne è stata perquisita e addosso e nella borsa è stato trovato un quantitativo piuttosto importante di alcolici. Inoltre era sprovvista di documenti di identità. Oltre a rispondere del fatto che si trovava fuori dal proprio comune, è stata denunciata alla procura per furto. Parliamo di rally. Stop purtroppo, come era prevedibile, al 27esimo rally del Taro, in programma dal 22 al 24 maggio prossimo. È stato sospeso ovviamente a data da destinarsi a causa dell'emergenza coronavirus. Il coronavirus ferma anche il 27esimo rally del Taro. Il persistente stato di emergenza sanitaria ha indotto infatti la scuderia San Michele, organizzatrice della manifestazione, a richiedere a ICI Sport lo spostamento della competizione prevista in origine nel quarto fine settimana del prossimo mese di maggio. Anche il rally del Taro, dunque, alza per ora bandiera bianca. La manifestazione è rinviata a data da destinarsi. L'edizione numero 27 era prevista dal 22 al 24 maggio prossimi e a inizio anno rappresentava la seconda delle 5 prove della International Rally Cup 2020. Al rally internazionale era abbinato come sempre il più breve rally nazionale. La scuderia San Michele si rimette ora alle decisioni che ACI Sport prenderà non appena sarà possibile ripianificare il calendario rallistico della stagione. Domani è domenica 19 aprile, avremo cielo poco nuvoloso, a tratti velato in mattinata per transito di nube alte stratificate, tendenza d'aumento della nuvolosità dal pomeriggio sera con possibili deboli precipitazioni sparse, principalmente sui rilievi, localmente fenomeni potranno assumere anche carattere di rovescio. Temperature stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori minimi che si attesteranno intorno agli 11 gradi, le massime saranno comprese tra 24 e 26 gradi, venti deboli prevalentemente meridionali lungo i rilievi. Uno sguardo ai programmi di RTA. Tra poco Buche TV, esattamente alle 20.35. Segue alle 20.50 Festival per il ciclo Arturo Cura. Alle 22 il TG, alle 22.30 Balla che ti passa e alle 23.30 Rivediamoli dell'anno 2000. Domani alle 20.35 Mille Voci e alle 23 Rivediamoli sempre dell'anno 2000. E anche per oggi è tutto con l'informazione locale. Grazie per l'ascolto, vi auguro di trascorrere una bella domenica. Noi torniamo lunedì sera sempre alle 19.35 con l'informazione locale. Rimanete a casa. Arrivederci.